Bene, arrivo. Adesso ci spostiamo sempre al nord, a Lecco. Mauro Gattinoni, sindaco dal 2020. Dov'è? Eccolo, perfetto, che non ci siamo presentati prima, per cui insomma vi ritrovo qui. E, peraltro parliamo qui di infrastrutture, mi sembra di capire, soprattutto materiali, perché voi siete porta per le Olimpiadi Milano-Cortina. Sì, effettivamente Lecco ha una complessità unica. Oltre ad essere quel ramo giusto del lago di Como, che tutti conosciamo, di manzoniana memoria nel 150° anniversario, ha una complessità estrema di sovrapposizione di infrastrutture. Abbiamo ferrovie, abbiamo traffico locale, traffico di attraversamento, battelli e funivie. Tutto questo si interseca chiaramente in una complessità gestionale. E per quanto riguarda le Olimpiadi, è il passaggio obbligato da Milano verso Bormio, verso la Valtellina. Capite bene che non possiamo fare figuracce in diretta mondiale. Ma non le faremo, dai. Ma non le faremo. Tant'è che proprio dello scorso mese un sovrainvestimento, che grazie al Ministero delle Infrastrutture è stato stanziato sulla dorsale della 36 tra Milano, appunto, Lecco e Sondrio, per adeguare quelle infrastrutture pensate ormai negli anni 60 e che oggi ovviamente dimostrano tutta la loro età. Aggiungo che qui affronto due temi che sono a cuore. Il primo, il valore attuale delle infrastrutture e delle infostrutture, perché sia le infrastrutture materiali sia quelle digitali devono integrarsi e l'una può supplire all'altra in taluni casi. Faccio l'esempio, e sta un po' nella natura dell'essere strutture abilitanti delle comunità, le infrastrutture. Se le aree interne, se le smart city diventassero smart land, cioè territori intelligenti, allora l'esigenza di mobilità, nel nostro caso molto sensibile e attrattiva verso Milano, potrebbe venire in gran parte sollevata da tutta la remotizzazione delle funzioni e quindi anche il carico infrastrutturale su treni e viabilità ordinaria verrebbe molto alleggerito. In questo senso lo sviluppo infrastrutturale deve sempre vedersi in maniera integrata, sia quelle digitali, sia appunto. Ma ad esempio materiali. L'esperienza che c'è stata col Covid, no? Nel quale noi per un anno e mezzo, no? Abbiamo lavorato in smart, qualcuno ancora lo fa, e, dal vostro osservatorio privilegiato, perché ovviamente siete una città, mi diceva lei, integrata col sistema milanese, con l'Interland, eccetera, è servita o siamo tornati tutti in coda, in macchina? Poi per carità, vedersi in un gruppo di lavoro è sempre una cosa meravigliosa, però è evidente che insomma, se ti vedi ogni tanto, cioè qualche volta non ti vedi, non succede nulla, ecco, lavori bene uguale. Le grandi aziende, soprattutto quelle del terziario milanese, si sono riorganizzate, tant'è che oggi due o tre giorni a settimana i dipendenti spesso li fanno in smart working. Pertanto le famiglie dei lavoratori vogliono stare in un ambiente bello, in un ambiente dove si vive bene e pertanto vanno a cercare location come appunto è Lecco, come è la parte prealpina, insomma nord di Milano, molto bella, molto accogliente, dove abbiamo anche tassi di scolarizzazione e livelli di efficienza della scuola nei ranking nazionali tra i migliori d'Italia. E questo permette di coniugare un'ottima qualità della vita nell'ambiente appunto in cui crescono le famiglie a un'esigenza di lavoro e quindi di spostamento che in parte si è ridotta. Aggiungo un altro elemento, vedo che ci sono anche delle società pubbliche, noi abbiamo un forte investimento anche su progetti di teleriscaldamento finanziati da PNRR. Questo proprio perché queste tecnologie che permettono di risparmiare, abbiamo fatto un calcolo, circa 18.000 caldaiette domestiche da qua ai prossimi due anni generano ovviamente un impatto ambientale notevole in termini di emissioni CO2. Ecco quindi che il sistema integrato tra appunto le tecnologie verdi, la mobilità intelligente, con Politecnico stiamo cercando di mettere appunto criterio di smart mobility con segnaletica dinamica e reindirizzamento dei flussi veicolari in superficie a seconda dei diversi scenari di complessità. E allora vedete che qua c'è dentro tutto questo tema di big data da elaborare, di scenari da simulare anche con intelligenza artificiale e poi reazioni dinamiche tempestive a seconda dello scenario che va a verificarsi. Quindi una grande sfida in cui appunto infrastrutture fisiche e infrastrutture digitali devono stare a braccetto. Nell'ultimo 30 secondi, 7 opere strategiche per 265 milioni di euro, giusto?
Prego. 7 opere strategiche per 265 milioni di euro. Sì, anche di più, 265 forse richiama la Lecco-Bergamo, è un'opera strategica che deve connettere Lecco con l'aeroporto di Bergamo. Questa cifra tra i 260 e i 300 milioni di euro recentemente confermata permetterà di bypassare un nodo critico di circa 3 chilometri e renderà più vicino il sistema delle grandi infrastrutture aeroportuali alla città lecchese.